in seconda categoria, mentre in 4 dei 5 gironi si gioca ancora per le partite di campionato e quindi dovremo aspettare le prossime settimane per vedere cosa succederà per playoff e playout. Nella seconda categoria, girone C, è tutto stato definito con oggi la finale playoff tra Comprensorio Corace e Casabona per lo Sport. Alla fine il Comprensorio Corace, dopo aver perso nella finale di campionato, nella penultima, la promozione diretta, addirittura è stata sconfitta in casa dalla Casabona per lo Sport 3-2 il risultato finale, e quindi perde anche la possibilità dell'accesso alla prima categoria, almeno in maniera diretta. Poi bisognerà vedere quello che succede con recuperi e quanto altro e domande di ripescaggio per vedere quello che potrà succedere per la squadra di Fabiano. Una partita abbastanza equilibrata quella di contro il Casabona, che però ha visto la squadra ospite in vantaggio sia al secondo con Parisi che al 17esimo, addirittura un 2-0. Poi accorcia mangiapane per quanto riguarda la squadra di casa, si porta sul 3-1 Mele per il Casabona. Poi ancora mangiapane al 94esimo, cerca accorcia le distanze. Se fosse riuscita ad ottenere il pareggio, il Casabona probabilmente avrebbe portato la partita al tempo supplementari e quindi poi eventualmente, così fermo restando il risultato, avrebbe potuto ottenere la promozione. Così non è stato, ha vinto il Casabona meritatamente. Tanti auguri alla squadra di Casabona per questa vittoria del campionato ai playoff. Per quanto riguarda i playout, si salva la Maroni ai danni del Palermiti. Una partita molto bella quella tra le due squadre che avevano la penultima e la terz'ultima posizione in classifica, però davvero hanno dimostrato di non meritare quella posizione. Certo che non c'erano i tempi giusti per poter recuperare, appunto, ripetiamo ancora una volta, 10 squadre non vanno bene per un campionato di seconda categoria. E alla fine, dopo l'1-0 del Palermiti al secondo di Andreacchi, il pareggio di Costa dopo appena 4 minuti, era andato in vantaggio anche la Marone con Conte, ma al 90esimo Aiello aveva portato in parità la squadra ospite e portato quindi la gara ai tempi supplementari. Tempi supplementari che la Marone ha saputo gestire con un po' di intelligenza, un po' di furbizia, ma si sa, in questi casi è la squadra che deve maturare un risultato, fa tutti i trucchetti possibili e immaginabili, niente di eccezionale. Dobbiamo segnalare alla fine il 2-2 finale, la sportività di tutto il pubblico, sia di Amaroni che di Palermiti. La partita è stata giocata come tutte le gare interne dell'Amaroni a Valle Fiorita, ma c'era un folto pubblico e per fortuna non è successo nulla né in campo né fuori. Sportività davvero che ci fa piacere segnalare, e l'augurio va all'Amaroni per essere rimasto in seconda categoria, ma anche al Palermiti che potrebbe sperare nel ripescaggio per l'anno prossimo.